Ciao a tutti e benvenuti. In questo video rispondo ad alcune domande di Sara, che saluto, ciao Sara, la quale mi ha chiesto dove può trovare dei riferimenti scritti riguardo agli aspetti di cui tratto nei video. Innanzitutto puoi trovare sul canale Semplicemente Cantare, nella sezione playlist, delle slide in cui tratto anche con delle immagini gli aspetti più importanti della tecnica vocale e della metodologia di cui parlo. Successivamente ti invito anche eventualmente a vedere il blog di canto Semplicemente Cantare, che aprì nel 2013. In questo blog spiego quella che è la respirazione costo-diaframmatica, quindi l'importanza di aprire la gabbia toracica lateralmente, come spiego esattamente nei video, solo appunto che lì è scritto e anche ci sono delle immagini. Quindi aprire la gabbia toracica, le costole, in modo tale che il diaframma non solo scenda ma anche si apre, visto che mi hai chiesto se posso anche un pochino spiegarti questi aspetti in modo sintetico. L'appoggio, quindi il fatto che di inspirare, aprire bene la gabbia toracica, già creare i presupposti di quello che viene chiamato l'appoggio vocale, ovvero diaframma abbassato e aperto, quindi le costole e la gabbia toracica in espansione. Questo aspetto va mantenuto nel canto, evitando di chiudere le costole e chiudere il diaframma, facendolo risalire subito tutto in un botto. E questo aspetto appunto viene chiamato appoggio. L'appoggio viene anche, può essere anche pensato come mantenere le costole in apertura, il torace in espansione, mantenere uno stato di apnea, uno stato di sospensione, mantenere lo stato inspiratorio. Si possono usare, come leggerai nel blog, tanti aggettivi, tante immagini differenti, ma il concetto rimane quello che non cambia, ovvero mantenersi in espansione, mantenersi in apertura. Il sostegno di cui mi hai anche chiesto, ovvero il fatto che il diaframma non deve essere premuto in giù, come tu mi hai scritto che tanti insegnanti ti chiedono, ma deve essere sbloccato. Io dal 2013 che ne parlo sul blog di questo aspetto, ci ho tenuto tanto a specificarlo. Il sostegno deve essere proprio uno sblocco del diaframma, ovvero fare salire il diaframma. Il diaframma si trova sotto i polmoni, il diaframma preme sui polmoni, che sono due sacchi di aria, e quindi la colonna di aria viene appunto sostenuta. Diciamo che il diaframma pressa i polmoni da sotto e li aiuta proprio nel svuotare l'aria. Più il movimento del diaframma è graduale, più questo soffio di aria risulta morbido, continuo e costante, non tutta l'aria buttata fuori in un soffio veloce, diciamo, con la fame d'aria poi che si può avere tra un respiro e l'altro, perché non si sa dosare il fiato. Questi sono gli aspetti principali di cui ho trattato appunto nel blog. Li ho trattati anche nell'opera di cui mi hai chiesto. Prima di ordinarla mi hai anche fatto questa richiesta, se posso in un video brevemente illustrarti il libro Semplicemente Cantare. Ora so che è di difficile reperibilità, perché lo pubblicai credo nel 2013, 14, 15. Dunque lo pubblicai nel 2015. E anche qui tratto questi aspetti: la respirazione costo-diaframmatica, il sostegno, quindi il fatto che il diaframma deve risalire, non deve essere spinto giù e in basso, il fatto di rimanere in apertura, in sospensione, con il pieno d'aria, in appoggio. Poi tratto la risonanza e adesso andiamo a vedere insieme questi aspetti, sfogliando velocemente un po' il libro e illustrandoti delle immagini come mi hai chiesto, per farti vedere un po' come è fatto questo libro. Perdona un pochino la qualità del video, lo sto facendo con il computer, spero comunque venga bene. Innanzitutto, allora, il libro parte con la postura. Io ti do i tratti principali, sennò veramente verrebbe un video molto molto lungo. Quindi la postura e l'atteggiamento per cantare, quindi tratto quello che è l'aspetto legato proprio all'importanza della postura per un cantante. Già la postura, se noi abbiamo una postura corretta, ci aiuta ad avere maggiore sicurezza e stabilità nell'approcciarci proprio al pubblico, nell'approcciarci al canto quando vocalizziamo e quando comunque cantiamo. Dunque, il libro poi prosegue con la tecnica del 3. Cosa significa? Io l'ho definita simpaticamente così:
ovvero i tre mattoni principali della tecnica vocale sono la respirazione laterale costo-diaframmatica, oppure intercostale diaframmatica o a fisarmonica, la chiamano in tanti modi diversi, ma il concetto è lo stesso, ovvero aprire le costole medio-basse, le ultime circa 6 costole dove è localizzato il diaframma, aprire soprattutto lateralmente le costole verso l'alto in modo tale che il diaframma possa scendere e aprirsi. Quindi uno è la respirazione, due è l'appoggio e tre il sostegno, lo sblocco del diaframma che deve salire sempre, sempre in alto. Dunque, do decenni di fisiologia del nostro strumento vocale, molto molto semplificati chiaramente per capire come è fatto il nostro strumento. Il libro poi prosegue con le tipologie respiratorie, ti faccio vedere qualche immagine, come mi ha chiesto, ecco qua. Quindi mostro quelle che sono le respirazioni adeguate e inadeguate per quello che è il canto, spiegandole proprio nel dettaglio, spiegando il motivo per cui una respirazione va bene oppure non va bene. Un altro aspetto interessante, di cui ho parlato tanto anche nei video, è l'importanza del diaframma nella vita, quindi legato alla postura, al nostro benessere, non soltanto al canto. Successivamente affronto la respirazione costo-diaframmatica offrendo delle immagini che ho usato anche nei video, comunque le trovi anche in quest'opera, ovvero pensare alle costole medio-basse, di aprire ad esempio l'arco costale, quest'arco qui che si deve aprire, andare verso l'alto, l'idea di una fisarmonica, comunque è una respirazione delle costole medio-basse soprattutto. Poi la respirazione costo-diaframmatica va ampliata a 360 gradi, ovvero all'inizio pensiamo a questa respirazione laterale, ma poi dobbiamo pensare anche alla zona posteriore e alla zona della schiena. Lo spiego bene offrendo anche delle immagini, quindi una respirazione a 360 gradi, quindi la sensazione che si ha è proprio anche che si apra la schiena dietro, però bisogna partire, questo lo specifico, dalla respirazione laterale e sentire bene questo movimento laterale, poi si può ampliare appunto la respirazione. E poi do delle indicazioni riguardo anche ad esempio all'appoggio, al mantenere questo stato di sospensione, di apnea, con l'idea di avere una ciambella di aria, ad esempio di stare sempre pieni di aria. Detto questo, affronto il sostegno della voce, che per me è molto importante. Il diaframma, lo ripeterò a vita, non deve essere premuto in giù, ma deve essere sbloccato e fatto risalire. Questo già dà alla voce tanta, tanta sicurezza, sblocca proprio la voce, sblocca il fiato e il diaframma. Quindi ho offerto delle immagini, ad esempio questa, vediamo se riesco a fartela vedere, ecco qua. Il diaframma preme sui polmoni, pressurizza l'aria contenuta nei polmoni costantemente, quindi c'è una risalita proprio costante del diaframma. Scorro un po' velocemente, poi tratto quello che è, ti faccio vedere altre immagini di quello che è il nostro sostegno, lo sblocco del diaframma verso l'alto, quindi non spingere in giù, l'idea che il sostegno è come se noi avessimo un vassoio, qui che è il diaframma che risale, risale, risale costantemente verso l'alto accompagnando proprio il flusso dell'aria. La coordinazione del sostegno e dell'appoggio, l'appoggio stare in apertura costale, il sostegno stare con il diaframma sempre costantemente verso l'alto anche grazie all'azione dei muscoli addominali che non è che si induriscono, non devono indurirsi né spingere in basso e in fuori altrimenti blocchiamo il fiato e il diaframma, ma devono morbidamente accompagnare verso l'alto il diaframma come dentro e in alto, proprio come se ci fosse una sorta di dolce stretching, una mano, scrivo nel libro, che accompagna dolcemente il nostro flusso vocale verso l'alto. Successivamente tratto che cos'è il canto sul fiato, quali errori evitare, quindi l'importanza di cantare su un fiato libero, non pensare di frenare il fiato o cantare a scatti, do anche qui chiaramente degli esercizi e dei suggerimenti, spiego cosa significa cantare sul fiato. Poi tratto l'attacco vocale, la risonanza, il famoso giro della voce, la cosiddetta anche maschera vocale, cosa significa cantare con la consonanza. Oggi si parla di consonanza, ripeto, ai miei tempi di consonanza,
quindi i risuonatori, la cosiddetta maschera che si localizza soprattutto nei due terzi del volto, quindi dal labbro superiore, diciamo, fino alla fronte. Ti sto facendo vedere delle immagini proprio come mi hai chiesto, l'importanza di abbassare il mento, di rilassare il mento, fornendo proprio anche degli esercizi. Questa è la prima parte del libro. Poi noi abbiamo la seconda parte, la pratica e gli esercizi, con delle schede di allenamento, te le dico velocemente. La prima scheda di allenamento riguarda gli esercizi di respirazione costo-diaframmatica, offrendo anche qui delle spiegazioni molto articolate, ben esposte, con anche gli errori da evitare, delle immagini per far capire come la respirazione debba essere toracica e a 360 gradi. Dunque, poi tratto la seconda scheda di allenamento per il sostegno e l'appoggio della voce. La terza scheda sono esercizi per la fonazione, quindi degli esercizi con dei vocalizzi che poi vengono illustrati, vengono spiegati, segnalando anche qui cosa fare e cosa non fare, gli errori da evitare, quindi come cantare, diciamo, questi vocalizzi. Successivamente abbiamo una scheda per l'allenamento dell'attacco e dell'altezza vocale, quindi il focus vocale, questa punta di cui parlo anche nei video. Scorro velocemente, abbiamo anche schede per quel che riguarda lo sviluppo della timbrica vocale, quindi una tecnica più a sorriso, una tecnica più verticale, cosa comporta a livello qualitativo. Successivamente noi abbiamo un'ultima parte che è la cartella dell'insegnante. In questa cartella dell'insegnante, che è adatta proprio più agli insegnanti, ai logopedisti, ai foniatri, a chi si occupa a livello proprio della voce in modo più specifico, tratto la voce spiegando quelli che sono, ad esempio, la respirazione, come valutare la respirazione negli allievi, come correggere eventualmente le respirazioni sbagliate, un appoggio sbagliato, un sostegno sbagliato e via discorrendo, tutti gli aspetti proprio legati al canto, la timbrica, come correggere anche una voce stretta oppure una voce molto molto fiatosa, molto sfiatata, una voce molto ipotonica, diciamo. E nulla, questo è un pochino quello che è l'opera appunto che pubblica nel 2015, l'ho sfogliata velocemente con te. Comunque, se avessi dei dubbi o delle domande, scrivimi. Non so se è ancora reperibile questo libro facilmente, so che alcuni hanno fatto un po' fatica. Comunque, se ti sei nell'ottica di volerlo acquistare, spero di averti offerto una panoramica più chiara possibile. Ti consiglio comunque di vedere il blog che parte proprio nel 2013, in cui spiego questi aspetti, soprattutto principali del canto: respirazione costo-diaframmatica, appoggio, sostegno, sblocco del diaframma verso l'alto, la proiezione, l'impostazione vocale. Troverai tanti articoli, spero, per te interessanti. Va bene, ti mando un saluto a chi mi sta seguendo e a presto. Ciao!